Eric Hacker, presunto appaltatore della Raytheon, l'azienda di tecnologie avanzate per la difesa americana, dice che il Polo Sud è un hub di controllo del traffico aereo per gli alieni. Capito? Sono state fatte affermazioni piuttosto fuori luogo durante la conferenza, ma quella relativa alla stazione Amundsen Scott South Pole le batte tutte. Hacker ha affermato che nel 2010 la Raytheon, il conglomerato aerospaziale della difesa degli Stati Uniti, lo ha scelto come appaltatore del centro di ricerca gestito dalla National Science Foundation e ha affermato che la stazione in realtà operava come un centro di controllo del traffico aereo per gli UFO e comunicava con velivoli esotici inviando raggi di neutrini nello spazio. Hacker non si è fermato qui, è andato anche oltre parlando di modulo. I can't take no loss, I don't even know what it costs.